piante di frutti esotici dove prima c'erano agrumi. Questo succede in alcune zone della Sicilia, dove baciati dal sole e dalla terra di quest'isola si hanno le condizioni ottimali per nuovi frutti come mango e papaya. Si chiama tropicalizzazione, ma non è solo una questione climatica, è che qui il terreno è proprio vocato alla nascita di queste piante che vengono da lontano e che portano anche nuove opportunità professionali. Per raccontarvi questo siamo a Rocca di Caprileone, un paesino in provincia di Messina tra il mare e la collina, alle pendici del Parco dei Nebrodi. Qui incontriamo Maruzza Cupane, una giovane imprenditrice che ha saputo sfruttare la popolarità di questi frutti per farne una nuova impresa. Maruzza Cupane, 33 years old, graduated in Organic Agriculture and Agricultural Science and Technology. With a PhD in Mediterranean fruit farming, she decided to embark on a new adventure for her land, thanks to her previous experiences and studies on tropical crops. Her research led her to convert 9 hectares of the large family farm to mango and avocado crops, according to the organic discipline, alongside the traditional citrus grove that the family have been cultivating for generations. Negli ambienti universitari e di studio è ormai da tanti anni che si parla della possibilità di coltivare fruttuosamente queste colture anche da noi in Sicilia. Sono state individuate soprattutto 2 macro aree, una che si estende tra Palermo e Messina lungo la costa e un'altra invece più verso Catania, che si sono dimostrate aree ottime per la coltivazione di queste piante. Ho fatto questo investimento ovviamente puntando su quelle che erano le varietà che avevano dato le migliori rese in termini di quantità di prodotto, ma soprattutto di qualità di prodotto, perché il grande vantaggio che si può ottenere da questo tipo di coltivazioni qui in Italia, in Sicilia in realtà, è la possibilità per il consumatore di gustare i frutti che siano effettivamente al giusto grado di maturazione, che è una cosa molto molto rara per questo genere di prodotti, che di solito vengono dal Sud America, comunque dall'altro lato del mondo, fanno viaggi intercontinentali prima di arrivare nei supermercati e a maggior ragione sulle nostre tavole. Questi frutti che hanno questa tradizione naturalmente esotica di venire da lontano, non pensi che ancora le persone siano legate a quest'idea, no, del frutto che viene dal Sud America o dall'Asia e che siano ancora invece un po' dubbiosi sul fatto ma sarà buono un mango siciliano? Qualcuno probabilmente esiste, ma cambia idea, nel senso... Quando lo assaggia? Sì, sì, obiettivamente sì. Cioè, ci sono delle caratteristiche che altrimenti non si arrivano a sviluppare correttamente, proprio di fisiologia della maturazione del frutto. L'aroma... Perché il frutto colto troppo presto, come avviene appunto in questi paesi lontani da qui, fa sì che non siano pronti per essere... Il frutto è in grado, superato un certo punto, è in grado di portare avanti la maturazione anche se è staccato dalla pianta. Questo è il principio sul quale si basa questo commercio intercontinentale di questo tipo di frutti. Non c'è dubbio che d'altronde invece un frutto che ha avuto la possibilità di maturare sulla pianta è un frutto che ha la possibilità di esprimere tutte le sue potenzialità genetiche al suo massimo e al meglio. E questo porta a delle differenze effettive al consumo, l'impronta aromatica, la formazione dei composti volatili, la formazione delle sostanze antiossidanti, i polifenoli, cioè tutta una serie di caratteristiche organolettiche e nutraceutiche che poi vanno anche a influenzare il consumo.